Ciao, buongiorno. Oggi ti voglio proporre un nuovo esercizio di secondo livello per il movimento lineare. Con questo esercizio andremo a sviluppare la percezione, la comprensione e l'agilità per comprendere l'utilità del movimento lineare. Oggi introduco l'elemento verticale. La verticalità è necessaria non solo per arrampicare, per chi ha gioia di potersi cimentare nelle pareti e in natura, ma anche per comprendere meglio e andare a fondo sullo studio del movimento, perché mette in risalto le problematiche. Quello che abbiamo visto ieri è il movimento lineare di primo livello, cioè sul piano orizzontale. Primo livello, piano orizzontale. Quindi abbiamo fatto l'esercizio di camminare mantenendo la stessa altezza. Abbastanza semplice. Ovviamente il piano orizzontale non mette in risalto errori. Perché? Perché sul piano orizzontale, se uno cammina per strada, non è che sta lì a cercare di stare attento all'altezza. Perché comunque si fa. Secondo livello, A e B li mettiamo sfalsati, dove lo sfalsamento prevede l'altezza. Quindi prevede teoricamente che uno fa questo. Potrebbe essere anche questo una linea retta. Questo è quello del piano orizzontale, ma qui non è piano orizzontale perché qui c'è l'altezza. Quindi il secondo livello che ho scelto io di fare è quello di aggiungere più altezza. Non sono un punto, io sono una persona. Quindi le gambe, le braccia e sto qui. Allora, per muovermi da qui a qui, quello che viene da fare è questo. Quindi più o meno la stessa altezza dell'omino, ok? E la risultante è praticamente un dislivello uguale. L'esercizio di oggi, quello che andiamo a fare fra un po', è proprio quello di creare un secondo livello che segue la stessa direzione di spostamento. Ok, questo che vuol dire? Vuol dire che non avremo più la componente d'altezza, quindi noi in realtà ci sposteremo da B, da uno più basso a uno più alto, però mantenendo effettivamente l'andamento, la direzione dello spostamento in maniera lineare e piano. Un punto qua, A, un punto qui, B, dove c'è un gigante, perché così si capisce meglio. Questa è la cintola, più o meno le dimensioni sono queste. Questo è il cristiano, che fa? Si porta qui piegando tutte e due le gambe e mantenendo l'altezza e il bacino alla stessa altezza. Ok, quindi tra l'altro nota bene che questa distanza è comunque più corta di questa, che teoricamente questo dovrebbe essere un cateto. Vabbè, questo è molto più semplice capirlo facendolo. Ok, ora iniziamo anche un altro concetto della verticalità che è molto bello e che insieme alla verticalità si inizia a inserire la collaborazione. Più andiamo avanti, più abbiamo bisogno di strumenti e persone che aiutano, quindi collaborano a farci crescere e ad aumentare le nostre possibilità. Allora, per fare questo esercizio hai bisogno di avere dei libri in casa o crearti anche un'alternativa, il gradino o se no, comodamente, un mattone. I mattoni, tu hai per casa i mattoni, io ho scelto i libri perché sono più facilmente modulabili e quindi posso scegliere anche che livello fare. Quindi ora iniziamo da una cosa che comunque non è tanto difficile, ma che mette in evidenza l'esercizio. Oltre ai libri, quello che è importante per riuscire bene nell'esercizio, quindi per mettersi nella migliore condizione, che è quello di monitorare appunto l'esatta esecuzione dell'esercizio e quindi non alzarsi, mantenere la stessa altezza, e due, una cosa molto importante, è il divertimento. Ed ecco a voi la mia compagna, cioè mia moglie, che oggi ha l'attrezzo fondamentale, ecco, l'attrezzo fondamentale che mi definirà l'altezza. Se tu me lo tieni in questa maniera, io così ho tutta la linea del percorso
Me puoi anche appoggiare su questa quasi. La mano un po' più indietro perché sennò. Un po' più indietro. Okay, ok, quindi questa è l'altezza. Allora, i libri vanno posizionati più o meno a una larghezza dal muro. Bisogna avere una distanza perché se si è troppo appiccicati non ci si può appoggiare. Quindi in realtà uno lo può fare anche con l'appoggio. Quindi con l'appoggio uno posiziona una mano, mette il piede e cerca di. Si trasferisce da dietro, davanti, mantenendo la postura retta e mantiene l'appoggio. Io questa qui ho anche una parata che è appoggiare la gamba dietro sullo stinco, sul polpaccio della gamba sinistra, in questo caso della sinistra. Tenere 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e tornare indietro. Rimangono incollati i piedi come proprio. Vabbè. È un inconveniente dell'attrezzatura, ok? Ripetere dall'altra parte. Allora, quindi, posizionare il piede. Attenzione, i libri mettiamoli bene perché potrebbero scivolare. Anche il carico dell'appoggio deve essere graduale. Come si fa? Si manda avanti il bacino e il ginocchio che va verso il basso. Vedete, il ginocchio che va verso il basso. Io mantengo più o meno sempre la stessa altezza. Non so se sta parando e mi alza la scodola. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Questo fa capire che uno lo fai da 5, se puoi puoi mantenerlo e riscendi. Ok, allora detto ciò, fatto così uno può sbizzarrirsi ovviamente a farsi vedere un quadricipite così, aumentando la difficoltà. La puoi fare graduale per metterti nella migliore condizione, quindi un libro alla volta. Certo, se usi Tommy così è un po' difficile, o se no puoi metterli tutti quanti insieme. Notare che più stiamo con la gamba piegata e più è complicato. Tenderai, oh, arriva una pezza allucinante. Ecco, se è tanto alto vedrai che i 10 secondi non riesci a mantenere e capisci pure l'utilizzo del muro. Dice, a che serve il muro? Ti dà stabilità, però è bello perché non ti sbilancia, se tu ti appoggi non ti sbilancia, quindi anche l'utilizzo del muro in realtà ti insegna, perché una cosa che ti può bilanciare se sei in grado di gestirla, in realtà se non sei in grado di gestirla ti può sbilanciare, tipo se ti spingi, ok? O se no se ti tiri, uguale, ti storci. Quindi il concetto è che tu devi rimanere dritto, ok? È difficilissimo, così è veramente difficile. Punto, al ginocchio. Non consiglio di mettere dei libri troppo alti, insomma, o comunque arrivarci gradualmente. Quante devi fare? A me piace tanto 3, però da 3, ma 3 per gioca. Gioca, vedi, diverti, sperimenta. Se ti fa male, ovviamente bisogna capire perché ti fa male, se ti fa troppo male, riduci l'altezza, semplicemente. E questo è il secondo livello del movimento lineare, però è il primo di quello verticale, quindi è il movimento lineare applicato al verticale. Domani vediamo il secondo livello. Ciao, a domani. Backstage. Backstage, presa. Aspetta che... Questo c'è come exattare uno strumento. Vediamo. Buongiorno. Allora, aspetta, se non paro. Aspetta, non si può fare. Allora, metti, si è messa a laterale così. Sembra pare, perché non ha realizzato il muro? Ecco, come tutti. Senza mettersi nella migliore condizione per senza muro le domani. Non si appoggia. Appoggiati alla parete. No, io non sono vecchia. Ma c'è il punto che mi ha da essere. La Lara. E hanno un esercizio. Dai, prova. Guarda la gamba di papà, guarda la gamba. Vedi che rimane piegata? Ok, come la metti la mantieni, mandi avanti il ginocchio. Come sta? Ok, il bambino è morto. Dall'altra gamba.
Alla Mariella, come stas? Bravo amore, contami. Che dice? Che dice? 4 e 5, torna anche. Alla Fausta. Che dice? Voglio capire un libri. Così possono farlo tutti. Per rendere le cose possibili. Questo è il pensiero. Ah, del 22 che sai, settimana 40? Anche gli altri, perché con gli altri il tipo di libri.